Buonasera a tutti, dovunque siate. Siamo online per questa iniziativa del Circolo dei Lettori, esercizi di maturità. Io sono Alessandro Mari, di mestiere faccio lo scrittore, ma sono anche un maestro di scrittura qui a Torino, alla scuola Holden, insomma, che non ha tanto bisogno di presentazioni, e siamo insieme stasera per raccontarci o parlare di quello che è, o ci piace chiamare, noi alla scuola Holden, il cosiddetto terzo tempo della lettura. Per capire che cos'è, voi come state? Tutto bene? Siete presenti? Non so se vi vedo, ma vi leggo nei commenti. Quindi, se avete qualcosa da condividere, scrivetevi e io lo vedrò. Allora, parlavamo del terzo tempo della lettura. Il terzo tempo della lettura è una cosa particolare che facciamo praticamente tutti, da soli o con gli amici, ma deriva da un altro gesto che forse, sul quale forse vale la pena di stare un pochino. Questo gesto, il modo più semplice, diciamo così, per raccontarlo è immaginarsi un bambino o una bambina, fate voi, che hanno in mano un pallone. E piano piano, tru tru tru, tru tru tru, vedeteli, se ne stanno andando in marcia verso un campetto. E a un certo punto, chi ha portato il pallone a questo campetto, truc, lo lascia scivolare via. E la cosa che succede di solito è che questo pallone riesce a coagulare attorno a sé gli altri bambini e si comincia a giocare. Una partita che può essere più o meno memorabile, più o meno divertente, anche più o meno noiosa, dipende dalle volte. Però la cosa particolare è fermarsi un secondo e ragionare su che cosa accade attorno a quel pallone. Perché se ci pensate bene, se sfido via il pallone, quel mondo lì viene meno, cade. Non è come se il pallone facesse parte della realtà di quel campetto sterrato, magari di un oratorio, chissà dove, ma che da quel pallone, come se si aprissero le cuciture, truc, viene fuori quel mondo lì. Perché se tolgo il pallone rimangono un bambino e una bambina, magari una splendida notte estiva di queste qui che ci aspettano, speriamo, a rimirare le stelle, sarebbe molto bello, ma quello che poi gli resta da fare è truc, 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 dare calci alle linee di gesso. Cioè, se togli il pallone si toglie quel movimento, si toglie quella vita. È come se da quel pallone venisse fuori una realtà più intensa, più bella, più godibile. E se li guardi bene, questi bambini che insomma hanno voglia di giocare a pallone, che sia ping pong, pallanuoto, calcio o pallavolo, fa poca importanza, dipende da quello che immaginate voi. La cosa interessante è che ci vedi questa voglia di giocare con questo pallone anche quando sono a scuola e magari stanno finendo l'ultima ora, ma ce l'hanno in testa. Vedi scritte nelle loro gambe la marcia che porta al campetto del pallone, vedi scritta la fatica, il sudore, le volte in cui si arrabbiano con i compagni o le volte in cui si deprimono da soli perché nessun altro è stato lì a giocare con loro. Ora, il gesto di cui parlavo non è tanto quello di giocare con quel pallone, ma di custodire quel pallone a casa, nella propria cameretta, nel proprio garage, su una mensola, e a un certo punto prenderlo sotto braccio, tu, fare la strada e arrivare al campetto e condividerlo. Il gesto di custodire o condividere un pallone è quello di cui parliamo. Nel senso che se quel pallone lì è un pallone in grado, come in un campetto di bambini, di originare un mondo, capite bene che posso fare subito una metafora o una similitudine, perché quel pallone è come un racconto, una storia, un romanzo. Cioè è una realtà che se la apro ne origina un'altra, più piena, più intensa, più forte, più condensata. Non ci interessa ancora la realtà in particolare, ci interessa molto di più il bambino per il momento che la custodisce. Buonasera a tutti, vedo che salutate, vi vedo, spero che mi sentiate anche bene. Gesto di custodire il pallone, ce l'ho sulla mensola, faccio la mia stradina, a un certo punto lo condivido. Perché è eccezionale? Perché se si parla di letteratura, di racconti, di romanzi, di poesie, il gesto di custodire qualcosa di molto prezioso e poi di metterlo in condivisione è un gesto che sia noi come scrittori che la scuola, dove insegniamo, nel mio caso la scuola Holden, è un gesto che coltiviamo, tempo a tempo. È un gesto che paradossalmente fa parte delle antologie che sono scolastiche, cioè ti dicono che dentro quell'antologia scolastica ci sono sommati, uno dietro l'altro, dei palloni memorabili che qualcuno ha custodito per te, a un certo punto te li mette lì e ti spiega addirittura perché dovresti farti un giro e una giocata con quel pallone. L'abbiamo fatto ultimamente anche noi alla scuola Holden in libri molto diversi fra loro. Uno
è un'antologia per le scuole superiori che si chiama La Seconda Luna, che, su, in cui in questo momento studiano i bienni delle scuole superiori nei, fuori in Italia, oppure in questo libro che è un po' per tutti, si chiama Playlist Truc, che si intitola 12 racconti per cantare una stagione. In questo caso la stagione è la primavera, ma seguiranno l'estate, l'autunno e l'inverno. Cosa c'è di speciale in questo libro che è una playlist? 12 racconti selezionati dai grandi scrittori e dai maestri che transitano da noi alla scuola Holden. E sono tutti, sono 12, diciamo 4 a settimana, così vi tengono, 3 a settimana, così vi tengono compagnia per 4 settimane. Sono particolari perché? Perché sono tutti palloni che qualche maestro ha custodito e che poi a un certo punto si è sentito di condividere con noi e di spiegare perché l'ho condiviso, cioè che cosa di prezioso ha visto dentro questo racconto, che cosa di squisito ha visto, che geografia emotiva ha trovato mappata lì dentro, che sensazione esotica che non aveva mai provato MIBA ha scoperto lì dentro, come attraversando l'oceano e Cristoforo Colombo che vede spalancarsi il nuovo mondo. Cioè sono tutti racconti che, per tornare alla metafora del pallone, quando li scoperchi riescono a originare attorno a sé il campo e tutti quelli che ci giocano attorno. Naturalmente è un'esperienza, lo sapete anche voi, insomma, leggere queste cose preziose ha qualcosa di piuttosto straordinario, perché lì dentro ci troviamo qualcosa che racconta un aspetto, una sfumatura, un luccichio del nostro essere umani. Ma la cosa importante è che non dobbiamo dimenticare che qualcuno si prende la briga di selezionarli per noi, di farceli arrivare e di spiegarci addirittura perché per loro sono importanti. Questo momento in cui un maestro o un grande scrittore che ha condiviso, che ha avuto per la vita l'amore per un racconto prezioso o un romanzo prezioso, a un certo punto decide di farti, di consigliartelo, di leggertelo magari ad alta voce e poi di spiegarti perché è importante, ecco, questo momento del perché è importante noi lo chiamiamo il terzo tempo. Ma il terzo tempo è un'espressione un po' così, ma se qualcuno è appassionato di rugby sa cosa intendo, se no ve lo spiego in un secondo. Terzo tempo, nel rugby si intende questo, sono due tempi dove insomma questa gente super muscolosa fa girare il pallone, gioca con grande rispetto, solitamente si diverte o si fa male, vince o perde, e poi alla fine della partita le due squadre avversarie di solito celebrano insieme un rito molto interessante, che appunto viene detto terzo tempo. È un po' gioviale, ci si mette lì, si beve, si scherza insieme, si commenta la partita e in quell'istante è come se ci fosse il tempo di far depositare piano piano dentro di noi, che sia nel cuore, nella testa, insomma chissà dove, quello che è successo durante la partita. È un terzo tempo, un tempo in più. Cioè il primo tempo, il secondo tempo si gioca, si suda, si sta dentro un flusso di cose. Nel terzo tempo ci si tira fuori un secondo, ma la partita non è finita. È finita di per sé perché si è finito di giocarla, ma non ha finito di depositare dentro di noi emozioni, sensazioni, idee, concetti che magari non avevamo mai scoperto prima. Ora, quel tempo lì è un tempo importante e va coltivato. Ciascuno di noi lo coltiva nel privato, so esattamente, credo che sappiate esattamente quello a cui mi riferisco, perché è un tempo prezioso che chiunque sia lettore coltiva nel privato. Cioè, finisce l'ultima pagina di qualcosa, ma non chiude subito il libro. Sta lì un secondo e capisce che cosa si deposita dentro di lui di quel libro. È una specie di magia. Poi può anche essere che lo chiude il libro e il terzo tempo prosegue comunque anche se il libro è chiuso, cioè continua a depositare dentro di lui qualcosa. È una delle esperienze, diciamo, per quanto mi riguarda, più magiche che si possano capitare. Cioè un oggetto fatto di carta con dentro delle idee viene chiuso eppure continua a parlarti quasi telepaticamente e continua a farlo per un po' di tempo. Quello è il terzo tempo. La cosa interessante è provare a capirlo, cioè quel terzo tempo, provare a verbalizzare, cioè a mettere in parole, a tirar giù in una frase, che cosa ci fa un racconto, perché è importante. Di solito, insomma, siamo abituati a questo tempo, un po' allenati, quasi alfabetizzati a questo tempo ulteriore della lettura a scuola, cioè nel senso che ci fanno leggere una poesia e poi ci fanno leggere il commento, che solitamente però è un commento tecnico, interpretativo, no? Ermeneutico, si sta lì, si capisce che diavolo è successo, ti spiegano i versi, le rime, le assonanze, bla bla bla.
Diverso provare a capire invece quando te lo racconta un maestro della scrittura, cioè uno che fa quel mestiere lì, cioè non il critico ma scrive il libro, che cosa si è visto dentro. Se torno alla metafora sportiva, è come che un commentatore tecnico di qualche sport che dice guarda, quella giocata è eccezionale per questa ragione. Il modo in cui questo ragazzino ha toccato il pallone, ha schiacciato, fatto un bagger, tirato un calcio, se parliamo di calcio, è eccezionale. Ti spiega la meccanica profonda, diciamo così, celeste e profonda di un racconto, e in più ti dice una cosa che ciascuno di noi, insomma, sente, cioè quali sensazioni ha risvegliato in te, che dubbi ti solleva, che domande lascia aperte, come ti rivolge un appello, cioè in che modo ti chiama questo racconto. Cioè ti dice, buonasera Alessandro, finito, che cosa ti è rimasto? L'hai sentita questa riga qui? Cosa ti ha fatto nel profondo? Terzo tempo. Un tempo in più. Lettura, due tempi, come nel calcio, nel rugby o volete voi, e poi però questo tempo ulteriore che ci portiamo dietro, piano piano, che può durare un minuto, un'ora, 3 giorni, 5 anni e via dicendo. E il terzo tempo è legato anche, non so, personalmente, questo mi viene da dirlo visto che sono qua io a parlare, è legato anche con un sentimento particolare, cioè con la nostalgia. Quando un bel racconto finisce, un bel romanzo finisce, è come se salutassimo per l'ultima volta un amico o un parente che si allontana, non so, con un traghetto per attraversare l'oceano. Lo vedi e lo saluti, sai tutto quello che ti ha scatenato come emozione, sentimento, idee, e poi lo vedi andare. E devi concentrarti per ritenere, cioè per tenere dentro di te le cose più belle che ti ha lasciato, no? I fotogrammi della vostra amicizia, delle ultime giornate passate insieme, perché magari sta partendo, che so, per farsi una vita in un altro posto e sapete che non vi rivedrete così spesso. Allora, quella nostalgia lì per me è un segnale, cioè quando sento profonda nostalgia per una bella storia letta, non c'è lezione, diciamo così, di italiano, cioè di letteratura, che io possa imparare più grande. Se un romanzo o un racconto mi fa provare un'immediata nostalgia, come se ne stesse allontanando via un parente, un amico, mia madre, mio padre, vuol dire che ha toccato una corda che io ho nascosta molto nel profondo, che tutti noi, cioè che dentro lì c'è una vibrazione dell'umanità messa giù fortissima. Ma mi viene da pensare, non so, un amore che forse condividiamo tutti, no? Gabriel García Márquez, la volta che chiudo Amore ai tempi del colera, no, cioè mi dispiace, sono uscito da lì e vorrei rientrarci, cioè vorrei quasi abitare quel posto per ancora un altro istante. E quello che vorrei provare insieme a voi, intanto abbiamo insomma un'altra mezz'oretta insieme, è provare a testare questo terzo tempo insieme. Naturalmente, visto che non abbiamo condiviso una lettura, ve ne faccio una. Ho scelto un racconto brevissimo, così almeno dura poco. È un'esperienza interessante provare a sentirsi leggere qualcosa. Non c'è bisogno che guardiate il mio faccione, potete anche chiudere gli occhi e sentirvelo solo raccontare. Dura un paio di minuti. Poi vi dico due o tre cose di quelle che ha lasciato a me, e lascia immediatamente a me, e magari se volete potete dirmene alcune voi, e poi dopo averlo guardato da vicino per sentire anche come lavora, come ci chiama dentro di sé, a quel punto magari lo rileggiamo una volta al volo ancora, perché è una bella esperienza rileggere qualcosa che ci è piaciuto per vederne le sfumature, e sentiamo se troviamo più o meno conferma di quello che abbiamo parlato. Il racconto, diciamo, è sempre contenuto in questo playlist che è un'antologia curata da Scuola Holden per Feltrinelli, insomma, con 12 racconti eccezionali per cantare la primavera, e viene da uno scrittore a cui io sono molto affezionato, non so se alcuni di voi, se non l'avete mai scoperto ve lo consiglio, si chiama Edgar Keret, forse ve lo faccio anche vedere, così sapete come si scrive, eccolo qua, e come vedete il racconto si intitola Che cosa abbiamo in tasca? Molto semplice, ve lo leggo. Pronti? Qualcuno mi dice, sto leggendo la trilogia di Cantarufo, ho iniziato il terzo edizione e temo il momento in cui lo finirò. Capisco benissimo cosa intendi, Micaela, nel senso che lo so, cioè è quella paura lì per cui alcuni di noi rallentano quando stanno finendo i romanzi, non so se vi capita, no? Cioè, c'è chi va, corre verso il finale per vedere cosa succede e altri invece che non vogliono proprio saperne di finirlo, distillano le ultime pagine come se fosse l'avvicinarsi di un momento che fa paura, cioè quello truc di chiudere. Ok, proviamo a vedere che cosa succede leggendo questo Keret. Che cosa abbiamo in tasca? Un accendino,
una pastiglia per la tosse, un francobollo, una sigaretta un po' storta, uno stuzzicadenti, un fazzoletto di tessuto, una penna, due monete da 5 shekel. E questo è solo una piccola parte di ciò che ho in tasca. Che c'è quindi da meravigliarsi che sia così gonfia? Un sacco di gente me l'ha fatto notare. Ma cosa cavolo hai in tasca? Mi domanda. Di solito non rispondo, mi limito a sorridere, a volte faccio persino una risatina educata, come se mi avessero raccontato una barzelletta. Se la gente insistesse a chiedermelo, probabilmente mostrerei tutto quello che ho, magari spiegherei anche perché devo avere tutta quella roba addosso con me sempre. Ma non lo fa, domanda, sorride o ridacchia, c'è un momento di imbarazzato silenzio e poi si cambia argomento. Il fatto è che ho scelto con cura tutto ciò che ho in tasca, così da essere sempre preparato. È tutto lì perché all'occorrenza io possa trovarmi in una posizione di vantaggio. A dire il vero, le cose non stanno proprio così. È tutto lì perché all'occorrenza io possa non trovarmi in una posizione di svantaggio. Che vantaggio potrei infatti trarre da uno stuzzicadenti o da un francobollo? Ma se, per esempio, una bella ragazza, anzi non bella, carina però, oppure una ragazza dall'aspetto normale ma con un sorriso affascinante che ti fa mancare il fiato, mi chiedesse un francobollo, o magari non me lo chiedesse, ma si trovasse in una strada, in una notte di pioggia, con una busta, senza francobollo, vicino a una buca delle lettere, e mi domandasse se per caso so dove c'è un ufficio postale aperto a quell'ora, e poi tossicchiasse per il freddo, e anche un po' per la disperazione, perché nel profondo del cuore lei sa che non c'è nessun ufficio postale aperto nei dintorni, e certamente non a quell'ora. Ecco, in quel momento, il momento della verità, lei non mi chiederebbe: ma che cavolo hai in tasca? Sarebbe grata per il francobollo. Forse non mi sarebbe esattamente grata, però sfodererebbe un sorriso affascinante. Un sorriso affascinante in cambio di un francobollo. Sarei disposto a fare la firma per una simile eventualità in qualsiasi momento, anche se il prezzo dei francobolli salisse alle stelle e quello dei sorrisi crollasse. Dopo avermi sorriso, lei mi ringrazierebbe ancora, avrebbe un nuovo colpetto di tosse per il freddo, ma anche un po' per l'imbarazzo. E io le offrirei una caramella. Cos'altro hai in tasca? Domanderebbe lei con garbo, senza cavolo e senza sarcasmo. Io risponderei senza esitare: tutto ciò di cui hai bisogno, amore mio, tutto ciò di cui avrai mai bisogno. Ecco, adesso lo sapete. Questo è tutto ciò che ho in tasca. Una piccola occasione di non rovinare tutto. Piccola, non buona e nemmeno probabile. Lo so, non sono uno stupido. Una minuscola occasione che, nel caso arrivi la felicità, io possa accoglierla con un sì, anziché con un: mi dispiace, non ho una sigaretta, uno stuzzicadenti, una monetina per la macchinetta delle bibite. Questo è ciò che ho in questa mia tasca gonfia e imbottita. Una piccola occasione di dire sì e di non provare poi rammarico. L'avete sentito? Non è niente male, è un racconto che io amo, spero che piaccia anche a voi. È tratto, dobbiamo dirlo perché così almeno se avete voglia ve lo segnate, da una raccolta che si chiama All'improvviso bussano alla porta. Sempre Edgar Keret, poi vi faccio rivedere il nome. Proverei a stare un po' su, un secondo su questo racconto, a dedicargli un terzo tempo e provare intanto a vedere cosa fa, come funziona. In che modo lavora e perché, non so a voi, a me ha lasciato addosso la sensazione che ha lasciato la prima volta che l'ho letto e tutte le altre volte ancora in cui ci sono tornato. Intanto, non so, a me viene in mente un'immagine per spiegarvi come lavora questo racconto, come funziona. Cioè, se dovessi immaginarlo, fate lo sforzo con me, è una specie di rana di latta. Non so se avete presente quelle, non so, che saltavano nelle case o sui tavoli della cucina di 20, 50, 70 anni fa, no? La sensazione per me è un po' questa, che ci mettiamo in tasca, come dice il racconto, un oggetto piccolo e prezioso in qualche modo perché molto facile, fragile. Quello che volevo dire sul facile è che l'idea è molto facile, cioè semplice, molto semplice, però è altrettanto prodigiosa, perché
Dentro sta pancia di latta, se ve le ricordate, quelle ranocchie a giocattolo, sotto quella pelle di vernice, c'era una molla e tu dovevi crac, 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 con la chiave caricarla un pezzo dopo l'altro. E se provate a stare con me in questa metafora della rana di latta da caricare per farla saltare, si sente proprio nel racconto il momento in cui sto giocattolaio magico, cioè Keret, carica la molla prima di portarci con sé. In lunghi salti che sono tutti ipotetiche. Se succedesse, se capitasse, lo sentite, no? Vi rileggo due o tre solo parole. C'è un suono ripetuto, proprio 8 volte da questo elenco: un accendino, una pastiglia per la tosse, un francobollo, una sigaretta un po' storta, uno stuzzicadenti, un fazzoletto di tessuto, una penna, due monete. Poi la frase in chiusura, e questo è solo una piccola parte di ciò che ho in tasca. Toc, toc, toc. Dice anche, sarei disposto a dire cos'altro ho in tasca se la gente mi chiedesse davvero, me lo chiedesse davvero, senza fare ironia. Se non facesse ironia, lui dice, di solito, se fa ironia, di solito non rispondo, mi limito a sorridere, a volte faccio persino una risatina educata. Se invece la gente avesse voglia di sincerità, volesse davvero scoprire che cosa c'è dentro questa tasca, io sarei disposto, ma loro normalmente non lo fanno. Voi state lì sospesi ed è come, non lo sentite, se il racconto, che il racconto vi sta chiedendo e tu sei pronto invece a chiedermelo con sincerità, hai voglia di saperlo davvero, senza chiudere tutta questa faccenda della roba che ho in tasca con una risatina? Ok. Allora cosa fa? Non si cambia argomento e comincia a spiegare. A spiegare perché ha questa cosa in tasca. Mi dice: il fatto è che ho scelto di avere tutta sta roba in tasca non c'è finita a caso, non è una borsa in cui brr 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 brr, leggo, prediligo le tasche vuote, io invece ce le ho piene. La cosa divertente di questo è il momento, no? Il perché più che il momento. Ha scelto di avere le tasche piene di qualcosa perché all'occorrenza, dice, possa trovarmi in una posizione di vantaggio. O meglio, si corregge subito, a dire il vero, le cose non stanno proprio così, è tutto lì perché all'occorrenza io possa non trovarmi in una posizione di svantaggio. E io comincio a ragionare, dico, ma in che senso? Perché? E qua il racconto, non so a voi, comincia a prendermi, perché oltre alla stupefazione di questo elenco, dove ci sono delle cose francamente strane, la sigaretta storta, lo stuzzicadenti, cosa mai potrebbero servire? Ecco esattamente la cosa che fa lui. Che vantaggio potrei infatti trarre da uno stuzzicadenti, o da un francobollo? Ha caricato tutta la molla, piano piano, un giro dopo l'altro. Ci sono 8 cose nella sua tasca. Non sono lì per caso. Se la gente me lo chiedesse davvero, io sarei pronto a rispondere perché ho scelto di averle. La gente però normalmente non me lo chiede con sincerità, preferisce fare una battuta su quella tasca piena di roba e risolino e andare via. Invece io ho scelto di avere tutte quelle cose in tasca perché non voglio trovarmi in una posizione di svantaggio. È una parola curiosa, svantaggio rispetto a cosa? E qui poi, dopo aver caricato tutta sta molla, ci porta con sé in un salto lungo, dopo salto lungo, dopo salto lungo. Eccolo, ve lo rileggo un pezzettino. Se, per esempio, una bella ragazza, anzi non bella, carina però, oppure una ragazza dall'aspetto normale, ma con un sorriso affascinante che ti fa mancare il fiato, mi chiedesse un francobollo, o magari non me lo chiedesse, ma si ritrovasse in una strada in una notte di pioggia con una busta senza francobollo vicino a una buca delle lettere, e via, e via, e via, e via, e via, io mi farei trovare pronto. E lei in cambio, lei invece di dire che cosa diavolo ha in tasca perché hai quel francobollo o quella pasticca per la tosse, mi direbbe grazie per il francobollo. Forse magari si corregge subito, Keret dice, forse non mi sarebbe esattamente grata, però sfodererebbe un sorriso affascinante. Sarei disposto, dice, a fare la firma per una simile eventualità in qualsiasi momento, anche se il prezzo dei francobolli salisse alle stelle e quello dei sorrisi crollasse. E se ci pensate, siamo partiti dallo svantaggio all'inizio,
Sembra tutto un volo pindarico della fantasia. Dice, se succedesse questo, se una ragazza me lo chiedesse, se mi chiedesse dell'altro, io mi farei trovare pronto. Cioè non sarei in una posizione di svantaggio. La domanda, non so a voi, a me invece chiama profondamente dentro il racconto, è come un pallone che rotola e mi invita a giocare, è, io sarei pronto se mi si presentasse questa occasione, o meglio, mi so mettere nelle condizioni affinché qualcosa di meraviglioso nella vita mi accada, o viceversa, sono in grado di mettere la vita nelle condizioni di accadermi? Provo a ripeterlo. Lui dice, ho tutta questa roba in tasca perché voglio trovarmi in una posizione di vantaggio, o meglio, non di svantaggio. Poi dice, perché se succedesse questo, e succedesse quest'altro, e una ragazza mi si avvicinasse e mi chiedesse, io sarei pronto, con quello che ho in tasca, tutto quello che ho in tasca, a dire, sono qua, ecco, se ce l'hai bisogno. A me sembra lo sforzo, questa cosa di riempire le tasche di qualcosa, di mettersi nelle condizioni affinché la vita accada, e ci regali qualcosa di bello, o viceversa, perché talvolta funziona anche così, non si deve mettere solo se stessi nella condizione affinché qualcosa di bello possa capitarci, ma mettere la vita nelle condizioni di accaderci. Vi rileggo poi cosa dice, perché è lì che lo scrittore, il fuoriclasse, diciamo perché Keret è un fuoriclasse, poi si distingue, più di mille magari altri scrittori, più di me ad esempio. Ecco, adesso lo sapete, questo è tutto ciò che ho in tasca, una piccola occasione di non rovinare tutto. Piccola, non buona e nemmeno probabile. Mi fermo qua. Piccola, non buona e nemmeno probabile. Come dire, tutte le ipotetiche che ho fatto di sta ragazza persa nella notte che chiede dove diavolo è una busta, una buca dove infilare una busta per il quale non ho il francobollo, bla bla bla. Io lo so che non è verosimile che accada. Lo so che è rarissimo. L'eventualità che questa cosa si verifichi è rarissima. Ma ciò nonostante, io voglio essere pronto, dice, piccola, un'occasione piccola di non rovinare tutto, non buona e nemmeno probabile, lo so. Io qua lo adoro perché è intelligentissimo, non sono uno stupido. Una minuscola occasione che nel caso la felicità arrivi, io possa accoglierla con un sì, anziché con un mi dispiace, non ho una sigaretta, uno stuzzicadenti e bla 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 bla. Terzo tempo. Sto fermo su questo racconto, molto breve, e a me, non so a voi, i racconti brevi chiedono più sforzo, perché succede nei racconti brevi belli, quelli memorabili come questo, che appunto per questa ragione abbiamo inserito in questa raccolta, mi lasciano addosso una domanda molto, molto tagliente, come una riga, mi scrivono dentro una riga da qualche parte. Questa riga dice, fai la stessa cosa? Sei in grado di metterti nelle condizioni affinché la vita accada o viceversa? Di far accadere la vita, e lo fa, torno un secondo indietro, con il tempo della rana, preparandomi passo dopo passo a farmi quella domanda. Si potrebbero dire veramente mille cose su questo racconto, di che cosa rappresenta, che Keret è uno scrittore israeliano, ha un sacco di, diciamo, moltissimi racconti nella sua produzione, racconta naturalmente anche la sua terra e tutto, diciamo, ciò che la tormenta, ma non è importante in questo caso fare storia della letteratura. La storia della letteratura a noi, in questo caso a me come scrittore, alla Holden come scuola, piace farla secondo questo terzo tempo della lettura, cioè provare a capire e a antologizzare, cioè a tramandare, custodire, raccogliere, poi custodire per condividere con qualcun altro, i racconti che reputiamo classici o memorabili, perché lì dentro, oltre al fatto che sono costruiti da Dio, si cela, è innestata, proprio avvitata nel profondo, come una molla in questo caso della rana, una domanda che non ci eravamo mai fatti prima. Personalmente io prima di incontrare questo racconto non avevo mai precisato nella mia testa in maniera così netta la domanda, metti o meno la vita nelle condizioni di accaderti, metti o meno la felicità nelle condizioni di accaderti.
no? Perché poi la ragazza di cui parla questo narrante all'interno del racconto, altri non è che la vita o la possibilità di essere felici. Allo stesso modo, quando leggo qualcosa, mi domando se do la possibilità a ciò che leggo di depositarsi dentro di me. E la risposta a questa domanda è il terzo tempo, cioè riuscire per un istante a convincersi che la lettura non è finita nel momento in cui il libro si chiude, ma che bisogna prestare attenzione, come ascoltare quella storia, come prosegue dentro di noi. Non so che succede inconsapevolmente, cioè a chi è lettore di carriera, cioè a chi dedica alla letteratura, alla lettura parte della vita, perché lo sa che lì dentro c'è qualcosa di prezioso, questo accade naturalmente, non è che non accade, ma lo sforzo che si può fare è provare a mettere a parole che cosa ci fa. Provate a uscire, è come uscire dal cinema, no? Si esce dal cinema insieme, si dice: ma hai visto quella scena meravigliosa? A me ha fatto tanta paura o mi sono messo a piangere. Ecco, lo stesso lo si fa con un libro, solo che questo esercizio, a meno che non sia un book club, lo si fa da soli, in solitudine, si parla con se stessi. Ok? Invece, il terzo tempo di questa lettura, provare a condividere cosa ci lasciano dentro i racconti, è un gesto che, come scrittore ho personalmente sempre fatto, tanto per imparare, perché è l'unico modo in cui si impara, e l'altro è che abbiamo sempre tentato di proteggere, allo stesso modo coltivare, e piano piano, diciamo, anche migliorare un po' alla scuola Holden. Sì, leggo Valeria che dice deve decantare un po', esattamente, quel tempo lì, però nel decantare c'è questa cosa come se fosse il precipitato di un vino che a un certo punto invecchia bene, funziona, o un liquido che si distilla piano piano. Io la vedo più come una cosa un po' più animale, cioè per quello che ci piace dire terzo tempo, cioè che prima abbiamo sudato, dentro il racconto ci siamo divertiti, qualcuno ci ha tirato una gomitata, abbiamo rincorso a vuoto per qualche riga, non abbiamo capito bene cosa è successo a un certo punto, però poi il pallone ci è ripassato vicino, abbiamo tirato un calcio, volevamo stare lì dove eravamo, poi però quando ci sediamo, ecco, è quando il sudore si asciuga che capiamo perché lo abbiamo speso, quel sudore. Per me è piuttosto fondamentale. È un momento che si coltiva e che... Però talvolta è questo che mi dispiace, ed è quello che io chiedo ai miei studenti, o se no anche agli amici o ai colleghi scrittori, di condividerlo. Perché a volte accade in solitudine, ed è un fatto molto privato, la lettura lo è, ed è una cosa meravigliosa, nel senso che ciascuno di noi intrattiene con i singoli libri, i singoli racconti che legge, una relazione molto privata e molto intima. Ci specchiamo in qualche modo, sono finestre su di noi i libri, ci pongono domande che ci chiamano all'interno del libro. Però raramente condividiamo questo dialogo privato, questo fatto privato del decantare un po' dentro di una storia con gli altri. E invece è un pezzo entusiasmante ed ha quella dinamica lì del terzo tempo nel rugby, cioè tutti seduti a un tavolone che bevono una birra e si fanno i complimenti o meno o si sfottono per la partita che hanno appena disputato. Ecco, ci piace immaginare, in questo libro sicuramente, di poter estendere in qualche modo, no? Di poter allargare questo gesto della condivisione del terzo tempo con tante persone, più persone possibile, e tirarlo fuori dalla singola solitudine in cui questo tempo accade. C'è Eugenio che scrive: viva il racconto breve, che talvolta, no, che talora continua nel lettore più a lungo di un romanzo, offre e richiede l'essenziale. Devo dire, io non so fare una classifica, Eugenio, non so bene se valga di più il racconto o il romanzo lungo. So che mi capita, eh? Mi capita sia con i romanzi che con i racconti. Devo dire, parlando di questa voglia di condivisione che abbiamo messo in playlist Spring, abbiamo fatto una selezione, peraltro quasi arbitraria, però giusta a mio avviso, cioè abbiamo selezionato solo short stories, cosiddette, cioè racconti più o meno lunghi, che riuscissero a infilarsi in un tempo giusto della vita, anche se non so se in realtà ne esiste uno di tempo giusto, però che riuscissero a farci compagnia, no, per 2 o 3 ore, o anche solo come in questo caso di Fioretti, per 5 minuti, e poi chiudi il libro, ti godi il terzo tempo, magari hai il tempo di rileggerlo. Difficile, no? Se leggo Guerra e Pace, è difficile riaffrontare subito la lettura di Guerra e Pace, a meno che non siano uno specialista, non abbiamo una particolare attenzione. Ok. O ossessione, nel senso che siamo ricercatori, magari su quello abbiamo avuto un improvviso amore per Guerra e Pace, ma se no andiamo a un altro romanzo, siamo curiosi, vogliamo vedere che altro c'è nel territorio della letteratura. Il racconto breve ti dà la possibilità di ritornare anche abbastanza subito e di ritestare, ok?
E direi questo, cioè è una cosa entusiasmante riuscire a trovare quell'essenziale di cui parlava anche Eugenio nei commenti, in un racconto breve, perché le domande a volte sono più precise banalmente in un racconto breve. Abbiamo fatto un'operazione in più, diciamo, nel condividere però questi racconti brevi e entusiasmanti di Chéret, da Chéret in giù. Ci sono grandi autori dentro questo libro, da Chéret a Dorothy Parker, che è veramente una fuoriclasse, García Márquez, Loring Groff e via dicendo. Ci abbiamo provato a chiedere se queste partite memorabili, questi palloni da condividere con un terzo tempo, potessero in qualche modo raccontarci anche una stagione. In ciascuno di questi racconti, in controluce o da qualche parte, che sia concettuale o di scenografia, esiste, ecco, la primavera. In questo caso, se ci pensate, in Chéret in realtà non c'è, però c'è una pastiglia per la tosse, perché quella è l'ultima cosa rimasta in tasca da l'inverno, no? Ed è come un invito ad avere le tasche piene per andare incontro alla vita e alla felicità in primavera. E ci piaceva che fosse questo a inaugurare la raccolta. Playlist Spring, che è a cura di Scuola Holden e dei tanti nostri maestri, me comprese, dei ragazzi, li trovate tutti dentro, che ci hanno aiutato, che sono i nostri studenti migliori. E questo per me è il terzo tempo della lettura. Okay? Stare lì un pochino, sentirlo, come avete detto voi, un po' decantare, ma fare una cosa nuova, cioè invece di goderselo da soli, questo tempo molto privato della lettura, provare a condividerlo un pochino con gli altri, perché nel confrontarsi su cosa ci lascia, anche se non è un book club, se è con un amico, con tuo padre, con chi vuoi, ma digli perché quella partita lì è stata bella, che cosa ti ha lasciato addosso, e provare a invitarlo a giocare con te condividendo quel pallone lì, perché non ce ne sono altri fatti uguali e così belli o memorabili. Abbiamo fatto una quarantina di minuti assieme, vedo che ci sono dei grazie, ma io ringrazio voi per essere stati qua con noi nel breve tempo nostro. Vi auguro una bella serata, e la cosa che vi posso augurare di nuovo è leggetevi qualcosa e godetevi un terzo tempo stasera o domani, quando ne avete voi.